Tricatar. Le mani, ciao ciao. Con i piedi, ciao ciao. Ciao! Ciao! Siamo già stati presi dal demone di Sanremo. Potentissimo. Abbiamo già imparato la prima canzone orecchiabile di questo Festival di Sanremo, numero 72. Incredibile. Prima che noi nascessimo. Davvero, molto prima. Ti sta piacendo questa edizione del festival? Sì, devo dire di sì. Devo dire che, come sempre, la prima serata le canzoni non mi convincono, però poi riascoltandole anche su Spotify, alla radio, in macchina, qualcuna mi sta veramente convincendo. Anche a me. Sì. Ha ripreso molto bene rispetto agli anni passati. Mi ricordo che c'era un periodo in cui il Festival di Sanremo era orribile. Sì. Nessuno lo guardava. Vero. Adesso invece anche i ragazzi giovani, tutti lo guardano. Sì. Fa degli ascolti incredibili. Veramente, 54% di share, quindi... Immaginate. Ma secondo me... Da quando ci sono i social network è tornato, diciamo, si è un po' svecchiato, quindi i giovani partecipano, commentano, e anche io lo guardo e ho Twitter davanti e muoio dalle risate per i meme o per i video che in tempo reale fanno i commenti. Sì. Quindi secondo me l'avvento di internet, cioè dei social network principalmente, ha veramente dato una spinta a questo festival. Sì, anche e quindi anche i giovani per questo sono coinvolti. Esatto, i cantanti adesso non vengono quasi tutti da TikTok. Ah beh sì. Da YouTube, è incredibile. Una volta c'erano le case discografiche che dovevano presentare il cantante, poi adesso invece ci sono questi talenti che arrivano, che sono già famosi. Esatto, sì. E bucano già lo schermo. Sì. Una volta arrivavano i 18enni, 19enni, timidissimo, col microfonino. Adesso arrivano che sono già seguiti da un milione di persone. Esatto. Beh, sicuramente forse anche molti di quelli che ci stanno vedendo conoscono il fenomeno dei Maneskin, che sono questo gruppo di... ventenni, perché hanno 20 anni, ma che hanno veramente spaccato l'anno scorso, sì, hanno vinto sì. E quest'anno hanno addirittura aperto il concerto dei Rolling Stones. Sì. Orgoglio, insomma, italiano. Esatto. Orgoglio italiano. Che una band rock, la band rock più famosa del momento, sia italiana, è incredibile, è una cosa... E noi siamo molto orgogliosi. Sì, una gioia pazzesca. Sì, assolutamente. Secondo me siamo molto orgogliosi perché la musica italiana... all'estero, quella più apprezzata, secondo me, è quella che in patria si ascolta meno. Sì, assolutamente. Noi veniamo un po' classificati come musica melodica, molto legata alle belle melodie del canto che deriva un po' dalla canzone lirica. Sì, no? sì, è vero. E questo però in Italia non si ascolta. No, insomma, ci sono dei cantanti. Secondo te quali sono i cantanti che tutti i nostri studenti conoscono, che però in Italia, si può dire, non si caga quasi nessuno? Parola nuova. Allora, secondo me uno di questi fenomeni è il volo. Mamma mia, ragazzi! Tantissimi dei nostri studenti sono entusiasti del volo e sono venuti anche qua a Verona a vederli in arena, questi tre tenori molto giovani, bravi, per carità, bravi, ma gli italiani non li amano granché. Cioè, perché secondo te? Perché uno spagnolo, un sudamericano ama il volo e un italiano no? Ma forse perché per noi è una musica noiosa la loro, cioè molto... E invece magari per gli stranieri suona molto italiana, come hai detto tu, cioè simile all'opera, ricorda un po' questo modo della canzone italiana che ci ha reso famosi e che però forse adesso sì, non rispecchia i gusti della musica italiana. No, ragazzi, anche perché tre ventenni che fanno una musica degli anni 20, insomma ragazzi, no. Dai... No. Dateci tregua. E poi, per esempio, una cosa strana è che tanti cantanti famosissimi in Italia, all'estero, mai conosciuti. È vero. Vasco Rossi. Primo posto. Vasco Rossi che ogni concerto che fa riempie stadi, arene. Ti piace Vasco Rossi?
A me no. E infatti non lo dico mai, perché suona come un'eresia, sì, in Italia, sì, dire che non piace. Pericoloso, no? Molto, sì? Pericoloso, è un po' come parlare dei Novax, vaccino non vaccino, Vasco Rossi non Vasco Rossi. Esatto. Polarizza un po'. A te piace? A me piaceva fino ai primi anni 90. Quindi ormai poi 30 anni fa. Sì, esatto, quando la maggior parte di voi non era ancora nata. E a proposito di Vasco Rossi e di Sanremo, lui che è famosissimo in Italia, ha partecipato una volta al Festival di Sanremo, tra l'altro con una delle canzoni, delle sue canzoni più famose, che è Vita Spericolata. Voglio la vita. Esatto, perché ha questa voce Vasco Rossi. Senta. Ed è arrivato ultimo. Quindi il Festival di Sanremo non sempre corrisponde alla vendita e al successo di un cantante, no? Raramente. Ci siamo documentati per creare un contenuto pregno di significato e abbiamo scoperto che, per esempio, l'unica canzone che è arrivata prima al Festival di Sanremo ed è stata anche prima nelle vendite è stata la mitica Nel blu dipinto di blu, esatto, che nel resto del mondo si conosce come Volare. Volare. E meritatissimo, secondo esatto. me, perché è un piccolo capolavoro. E pensa che ha venduto 22 milioni di copie nel 1958-60. Pensate. In un periodo in cui sì. non c'erano praticamente quasi i dischi, la radio, sì, vabbè, ma non esistevano social, i metodi per diffondere la musica erano impossibili, quindi vuol dire che è una canzone potentissima, eh no? Sì. Incredibile, 22, pazzesco. E di questo, insomma, siamo orgogliosi che questa sia una canzone che ci rappresenta, esatto, perché esatto. è bellissima. Sempre. È un piccolo capolavoro. Esatto, anche piccolo, adesso grande. È bellissima. Sì, sì. Poi, Vita Spericolata, come dicevi giustamente, 25esima, pensate, e adesso tutti, anche io che non amo Vasco Rossi, è una canzone che conosco e che canto, quindi sì. veramente tutti la conoscono. Poi, tra l'altro, stavo pensando, invece, ci sono dei cantanti italiani, e questi anche alcuni nostri studenti lo conoscono, forse uno dei cantanti italiani più famosi, che purtroppo è morto anche giovane, Battisti, Lucio Battisti. Ragazzi, Lucio. Non ha mai partecipato, o sì, ha partecipato. Allora, partecipò con un'avventura. Ok, famosissima. Non vinse. Per esempio. E Battisti, non so, forse è il cantante, secondo me, è il cantante più amato. Sì. Sì, Italia, sì, secondo me sì. È un po' come i Beatles, cioè non può non piacere. Battista. Esatto. Ne ha per tutti, per chi piace, per le persone a cui piace la musica un po' più melodica, a chi piace un po' più il soul, il blues, il rock, Battisti è 360 gradi, veramente un genio. E questo mi fa ricordare il fenomeno dei cantautori, è una cosa tipica dell'Italia che secondo me all'estero si conosce poco. È vero, sì, la differenza tra cantante e cantautore, no? Esatto, quindi un fenomeno proprio italianissimo. Sì, no? sì. Quindi chi, per esempio Battisti, grandissimo cantante, ma lui non scriveva i testi delle sue canzoni, quindi era solo un interprete grandissimo. Esatto. I cantautori, diciamo che appunto sono quei cantanti che scrivono anche i loro testi, però diciamo che l'espressione cantautore ha un po' anche una sfumatura di impegno, esatto, della canzone, politico, specialmente negli anni appunto 70, così. Esatto, ed è, non so, secondo me forse è la categoria che è stata più popolare per la nostra generazione, non so, e anche per quelle precedenti, sì. I cantautori, no? Sì, tipo De André, De Gregori. Lucio Dalla. Sì. Guccini, eccetera, no? Esatto. Sì, questi sono veramente parte del DNA degli italiani, almeno fino alla nostra generazione. Sì. Adesso c'è un'altra generazione di cantautori. Sì, è vero. Che cantautori un po' indie, che però sono, diciamo che seguono le orme di questi mostri sacri, si chiamano in italiano, no? Esatto. Cioè, gli intoccabili. Beh, inseriamo anche qualche donna, giusto, per esempio Carmen Consoli, che bellissima. Lei stessa si definisce cantantessa. Lei ha inventato questa parola perché, come sapete, in italiano cantante è per uomo e per donna invece lei ha inventato la cantantessa. E ha questa voce molto particolare, lei o piace o non piace, perché è molto strana la sua voce, però sicuramente i testi sono bellissimi e lei li ha scritti lei. Quindi... Sì, ti piace? Un po'. Anche lei mi piaceva negli anni 90. Sì. Poi
Sì, riconosco che ha una bellissima voce, particolare, i testi sono belli, un concerto suo per me è un po' troppo lungo. Ah sì, 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 sì. Altre donne che ti vengono in mente che hanno scritto e anche cantato? Beh, la Mannoia, Fiorella Mannoia, esatto, Fiorella Mannoia. anche lei, sempre, Sì. forse anche lei fa parte un po' dei cantautori, Sì. lei sicuramente. Elisa, per esempio, che questo festival ha una canzone che è una bomba, Bellissima. bellissima. Non so se lei scrive i suoi testi, o almeno non Non tutti, tutti, credo non non lo tutti, so, sì. però Pazzesca, sicuramente è una delle voci italiane femminili degli ultimi anni più veramente, incredibile, spettacolari. sì. Da brivido, emozionante. Canta praticamente con la stessa voce per 3 ore, quindi è un talento, pazzesco, pazzesco, veramente. Vi consigliamo veramente di ascoltare Elisa, perché Sì. Tra brava, brava. l'altro lei ha iniziato la carriera cantando in inglese. E poi invece la prima canzone italiana che ha cantato ha vinto il Festival di Eh Sanremo quasi 20 anni sì. fa con una canzone anche quella bellissima, Sì, quindi si vergognava un po' del suo accento friulano, è vero. sì, però è stupenda, meravigliosa, veramente. Esatto. Ah no, un altro cantante che adesso anzianotto, un po' vecchiotto, che però sicuramente è famoso all'estero è Celentano, Adriano Celentano. Questo lo conoscete tutti, lo Un altro sappiamo. mostro Eh sì, sacrissimo, forse. esatto. Questo forse è il cantante che è famosissimo in Italia e anche Sì. all'estero, soprattutto in Russia, È vero, è vero? vero. Confermate, Sì. no? E quando è venuto a cantare in arena, sono stati organizzati dei voli charter apposta dalla Apposta Russia. dalla Russia. Sì, incredibile, sold out immediatamente. Non è impossibile andare a vedere un concerto di Celentano, insomma, è. Sì. Lui tra l'altro ha fatto la storia anche del festival Certo. perché adesso non ricordo l'anno, però insomma fece un grandissimo scandalo perché arrivò a cantare sul palco girato di spalle Per per protesta? Perché protesta, non mi ricordo perché sinceramente. protestava? Ma di solito lui è un po' cioè, non è, insomma, politicizzatissimo, chissà che motivazioni Chissà. aveva, boh. Però fatto sta che questa cosa, la canzone era 24.000 baci, bellissima, molto rock, veloce, e quindi insomma questa cosa destò un sacco di scalpore all'epoca. Adesso nessuno si Esatto, accorgerebbe. puoi entrare nudo, che anzi, Esatto. esatto, sarebbe più trasgressivo entrare vestito in giacca e cravatta, Esatto, adesso senza sì. tatuaggi, oddio, chi è? E quindi insomma anche qui sono cambiate molto, no? Anche così le Sì. impressioni e le Sicuramente adesso il festival è coloratissimo, regole. pieno di abiti sgargiantissimi, stilisti che fanno a gara per trovare l'abito più trasgressivo, più vistoso. Sì. Questi ragazzi tutti super tatuati, tatuati in faccia, insomma, è veramente una gara chi riesce di più a bucare lo schermo, Esatto. a entrare nell'immaginario proprio. Sì. Però insomma, fatto sta che Sanremo è questa settimana di febbraio dove l'Italia un po' si sospende e quindi, Sì. volente o nolente, si parla di Sanremo. Quindi Assolutamente. è comunque un argomento principe in questi giorni. E forse anche perché non solo si occupa di musica, però diciamo che, e questo è sempre stato, ci sono sempre stati anche, non so, momenti in cui si affrontano problemi. Esatto. Temi magari anche molto profondi con ospiti anche internazionali, perché io ricordo un anno in cui il presidente della Russia, Gorbaciov, era a Sanremo, no? Quindi ecco, è Sì, bello è perché ci sono bellissimo. anche dei temi importanti. Penso per esempio a ieri sera c'è stato Roberto Saviano, che Ah, forse certo. molti di voi conoscono perché è uno scrittore che si è occupato di mafie. E ieri sera, per esempio, ha fatto un bellissimo monologo parlando e ricordando a 30 anni dalla strage di Capaci e di Via D'Amelio i due giudici italiani, Falcone e Borsellino, che insomma sono stati uccisi dalla mafia. Quindi molto bello perché, come dicevamo prima, tanti giovani guardano Sanremo e magari ricordare anche questi fatti è Esatto, importante. assolutamente. Sì. Quindi è proprio un contenitore di cultura italiana con dei momenti anche profondi, momenti frivoli e anche però alternati a momenti profondi. Sì. Quindi lo consigliamo veramente se riuscite a vederlo.
conosciamo alcuni studenti che hanno scaricato il VPN italiano apposta per riuscire a vedere il Festival di Sanremo dai loro paesi, quindi fate benissimo, perché forse è il modo migliore per cogliere lo spirito del tempo contemporaneo italiano, cioè cosa sta succedendo. Volete sapere cosa sta succedendo? Guardate il Festival di Sanremo. È vero, è vero. È attualissimo. Infatti molti tweet, per esempio, ho letto: chissà adesso se stanno guardando in questo momento Sanremo cosa pensano. Esatto. No, perché effettivamente delle scene o delle situazioni per noi ovviamente hanno un senso e magari fanno ridere, e invece magari all'estero sono considerate un po' eccentriche, un po' strane. Esatto. Però sono veramente l'italianità al 100%, 100% attuale, poi tra l'altro di adesso, no? Sì, 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 sì. Quindi, però ecco, ho visto molto interesse anche tra i nostri studenti, ce ne sono un paio che mi hanno detto che lo guardano conoscono le canzoni, quindi insomma sicuramente è un aspetto che interessa della musica italiana. Sicuramente, poi sarà anche, come dicevi tu, i social e poi l'effetto Maneskin che hanno fatto veramente da traino alla fama di questo festival. Ti piacciono i Maneskin? Sì, sì, mi piacciono. Perché sono veramente, come dicevamo prima, un po' contraddicono lo stereotipo della musica italiana come musica melodica, unica musica possibile, no? Esatto. E invece sono riusciti a fare una musica americana e inglese e a uscire dai confini dell'Italia e a diventare più famosi di tutti. Sembra incredibile, sembra un sogno, guarda. Veramente, sì, sì. E poi appunto anche cantando in italiano, perché, sì, sì, perché poi c'è sempre un po' la paura, no? Di dire la canzone italiana non arriva da tutte le parti, perché la lingua italiana non è che è conosciuta. Infatti. Invece l'inglese, lo strapotere della lingua inglese nella musica soprattutto, e invece loro hanno spaccato con questa Zitti e Buoni, che è, dai, non puoi non cantarla, no, non infatti, ballarla infatti, quando la senti. Questo tiro pazzesco, un groove incredibile, funkettone. Poi bello. Loro sono bellissimi, questi quattro ragazzi hanno una presenza sul palco. Spaccano. Che hanno 20 anni, ma dici, mamma mia, veramente bravi. Quindi, bravi, sì. E anche, ecco, spero, e sta già succedendo, che sia uno stimolo per i giovani a ricominciare a prendere in mano gli strumenti, no? Sì, giusto, giusto. Che era una cosa un po'... L'ultima generazione che ha suonato è la nostra, sì. Poi la musica è diventata non suonata e quindi tutto è diventato un po' fattibile con i computer, con le app, eccetera. Invece loro hanno riportato un po' la musica suonata. È vero, è vero. Che si suda, sì. No? Quindi, figata, sì, esatto. E quindi hanno cantato questa edizione, ovviamente non erano in gara, ma la prima puntata hanno cantato alcuni dei loro successi. Esatto. Poi Damiano si è anche emozionato, quindi dai, si vede che sono tenero. Dei puri, sono dei puri. Esatto, no? Esatto. Come i veri punk. Sì, sì. Qui ho una lista, mi sono un po' documentato, come dicevamo prima, di canzoni e cantanti che non ce l'hanno fatta al Festival di Sanremo, ma ce l'hanno fatta fuori. O il contrario, perché succede spesso il contrario. Giusto, è vero. Chi arriva primo al festival viene dimenticato completamente. Vero. E c'è una sorta di maledizione del festival. È un po' come il proverbio che abbiamo in italiano, no? Primi a scuola, ultimi nella vita. O ultimi a scuola, primi nella vita. No? E qui è Sanremo. Esatto. Per esempio, una canzone che è famosissima anche all'estero, adesso i giovani non diranno ma cosa stai dicendo, quando. Tony Renis, ragazzi, dimmi non ha vinto tu ed è diventata uno standard, è vero. Jazz swing, no? Tutto il mondo. E non mi ricordo com'è la versione inglese. Ma è vero, sì, sì. Tell Me When dovrebbe essere, no? Sì. Vabbè. Poi un altro pezzo abbastanza famoso, La prima cosa bella. Bellissima. Nicola Di Berry. Bellissima. Madonna, che bravo. C'è anche un film che secondo me il film l'ha riportata un po', no? Esatto. Il film, la prima cosa bella, bellissimo anche il film, è vero. Poi tra l'altro di queste canzoni molto spesso conosciamo solo il ritornello. Esatto. Tipo quando, dimmi quando tu verrai, esatto. Dimmi quando. Così. Poi basta, che... quindi il ritornello rimane in mente. Anche la prima cosa bella mi viene in mente solo il ritornello. Accidenti, la senti questa voce? La senti questa voce? E poi degenera di esatto. solito. Che poi sono le canzoni
che noi canti, noi amanti del karaoke hardcore, cantiamo dopo la terza birretta, Esatto. partono queste canzoni, soprattutto parte Raffaella Carrà, ragazzi. Beh, Pensate ecco. che Raffaella Carrà Questo. è la cantante italiana che ha venduto di più. Proprio Ah, pensa, ok, in generale. tout court. Sì. Tra l'altro, a proposito, io mi aspettavo e ho ancora due serate che quest'anno al Festival di Sanremo ci fosse un omaggio a Raffaella Carrà, che Ragazzi. purtroppo è morta quest'anno. E ancora non l'hanno fatto, ma ragazzi, la Raffaella nazionale. Raffaella, dai, un'icona di emancipazione, di una Esatto. showgirl pazzesca, capace di tutto. Tra l'altro, lei, ricordiamolo, è stata la prima donna italiana che in televisione ha mostrato Ah sì, l'ombelico, ce lo che ricordiamo tutti. anche lei fece scandalo mostrando l'ombelico e ballando il tucca tucca, no? Esatto. Quindi dai, speriamo che a Sanremo facciano questo omaggio a Raffaella perché è una grande, veramente è stata una Esatto, sì, grandissima pazzesco. cantante. Una perdita immane proprio. Sì. E la canzone in questione è A far l'amore cominciato. Na, 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 na. Resa ulteriormente famosa dal film La La grande grande bellezza, bellezza, esatto. vincitore vincitore dell'Oscar, Eh sì, quindi sì. quindi assolutamente. Grande Raffaella. Poi abbiamo per esempio un'altra canzone che per noi è karaoke estremo, Rino Gaetano, Gianna. Eh Che sì. arrivò terza nel 1978, un anno molto importante, e solamente terza, ma che poi ha venduto tutto quello che poteva vendere, Tra veramente. l'altro Rino Gaetano purtroppo è scomparso, morto Scomparso. molto giovane, poco dopo per un incidente, ma lui è uno Incredibile. dei miei cantanti Anche il mio, preferiti. forse il mio, a pari merito con Lucio Dalla, forse il mio cantautore, un altro cantautore, Rino Sì, sì. Gaetano, eh? Cantautore Anche lui molto preferito. Particolarissimo, ve lo particolare. consigliamo, molto surreale, nonsense, Sì. bravissimo, geniale. Stavo pensando alle donne e mi è venuta in mente una grandissima, Mia Mia Martini. Martini, che pensa, è arrivata nona Ma con veramente? Almeno tu nell'universo. Nona, Nona, credevo avesse. canzone incredibile. Questa segnatevela, Mia Martini, Ragazzi, Almeno tu nell'universo, è un interprete capolavoro. eccezionale. Solo Nona. Solo Nona. Un altro cantante che è molto famoso all'estero è Zucchero, Sì, che esatto. insomma. Soprattutto in Germania, Svizzera, così Esatto. come Gianna Nannini. Esatto. Soprattutto non l'ho messa, sì, è Beh, vero. perché Gianna Nannini non credo che L'hanno abbia preso, sì. mai partecipato al Festival di Sanremo, però lei è con un'altra cantautrice, anche lei molto scandalosa, Sì. però bravissima. Bravissima. Io la adoro e sì, anche lei è famosa in Germania, Svizzera, molti miei studenti, soprattutto della nostra età, quindi sui 40 o più vecchi, la Sì, conoscono molto Germania è bene. Gianna Nannini, Eros Eros Ramazzotti, no? Ramazzotti, Un altro giusto? che è andato al festival, ma Non non ha ha con la terra vinto. promessa o Esatto, non mi almeno, ricordo no, con più, la terra giusto? promessa forse e con, no, come, no, almeno tu, no, Musica è? No. adesso Boh, è un altro tu, cantante no, che. No, infatti, non in Italia, ascoltiamo. dai, chi ascolta? Mi spiace. Ciao Eros, ciao. Ma chi ascolta Eros Ramazzotti, ragazzi? Adesso tu, Adesso e tu, ci ah, sei, adesso questa, tu, esatto, con la perché voce Ramazzotti è famoso un po' per la voce esatto, nasale. un cetriolo nel naso, va Meno male. bene, fortuna nel naso, bravo Ramazzotti. E poi dicevamo giustamente Zucchero al 21° posto con Donne, du du du, un altro pezzo bellissimo, dai, che si canta. Che tutti conoscono. Ma la roba più assurda, la teniamo per il finale, è che il cantante più famoso del mondo italiano, Andrea Bocelli, Ah sì, giusto. non ha vinto il Festival di Sanremo Veramente? con Te Partirò. Non ha È arrivato vinto? quarto nel Ma 94. veramente? Sì, ed è il cantante, non il cantante italiano, bla bla, no, il cantante che ha venduto di più nel mondo. Davvero? Sì. C'è più di Michael Jackson, David Il Bowie? singolo cantante che ha venduto di più nel mondo. La canzone forse che ha venduto di più nel Con te mondo. partirò. Tra l'altro Sì. ha fatto anche molti duetti, anche in Esatto, inglese, ha sì. Che cantato questa canzone, ha duettato con altre star internazionali. poi è stata ovviamente, ha venduto ulteriormente perché è stata cantata Time to say goodbye. No. Ciao Andrea, ciao. Esatto.
ci sentirà. Ci se... esatto. E, poi, vabbè, i Maneskin che hanno venduto ben 50 dischi di platino, ma loro vincitori fuori e dentro il festival. Sì, tipo su Spotify credo siano stati uno dei gruppi più sì. ascoltati. Quindi è vero anche che adesso è cambiato anche il sì, modo ovviamente. Di... Perché poi ci sono i video su YouTube, quindi... È sempre un po' difficile fare un paragone, ma sicuramente il successo. Qui abbiamo praticamente tre cantanti che sono famosissimi all'estero. Ah, sì! I Ricchi e Poveri. Mamma, belli. I Ricchi e Poveri, stupendi, con Che Sarà, non hanno vinto. No? No. Neanche loro? Neanche loro. Che Sarà? Questa lei la conoscete? Dai, ragazzi, sì. Chi non li conosce? Albano e Romina non hanno vinto, con Felicità. Felicità. A tenersi per mano, andare lontano, questa la conoscete anche, questa la cantate, e poi lui. Al settimo posto nel 1983, Toto Cutugno con L'Italiano, non ha vinto. Ragazzi. Neanche non lui. Conto. È pazzesco, il festival ma... è così, è incredibile. Quindi quasi quasi porta fortuna a non porta vincerlo. Fortuna, sì sì, ma un esempio di questa sfiga che porta al festival sono sicuramente i Jalis. Ah sì, 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 beh, loro sono diventati famosi per non essere stati famosi quando hanno vinto. Esatto, hanno avuto un curioso caso di fama infamia. Esatto. Che nel 90 arrivarono primi con... Fiumi di parole, quella lì, esatto. Ok. E pensate, sono riusciti a vendere solo 50.000 copie, che negli anni 90 era veramente difficile perché... Ma nessuno li conosceva, cioè nessuno, mi ricordo, nessuno, ero piccola ma mi ricordo il fenomeno Jalis che tutti dicevano ma chi sono questi pazzesco. Due e hanno vinto. Ciao, ciao Jalis, ovunque voi siate. Jalis tra l'altro che hanno cercato di tornare in questa edizione ma non sono stati accettati, quindi... Sì. Incredibile, pazzesco. Cambiate lavoro, Jalis. Sì. Allora, chiuderei, perché purtroppo abbiamo lezione, e vi ringraziamo per averci ascoltato. E quali sono i tuoi cantanti preferiti, Gaia? Che consiglieresti anche, l'abbiamo già fatto un po' durante okay. questo excursus, ma i tuoi proprio la top 3? Allora, un cantante che mi piace molto è Max Gazzè. Max Gazzè, cantautore. Anche lui è cantautore, ha partecipato a Sanremo, mm-hmm. sicuramente lo consiglierei, Max Gazzè di sicuro. Cesare Cremonini che ieri ha cantato, certo, un show della Madonna. Esatto, Cesare Cremonini assolutamente. Grande showman. E poi una donna, consiglierei una donna che potrei consigliare, a parte un po' le classiche, forse Noemi, che ha dei testi, Noemi. Una voce molto particolare, dei testi belli, che magari non si conosce tanto, Noemi. Sì, tu? Perfetto. Io non mi sono preparato, quindi non... Allora, sicuramente non è un cantautore parzialmente, come diceva Gaia prima, Lucio Battisti mi piace un sacco, okay. ma però è... Io sono andata su quelli ancora esatto, vivi, Esatto, lei è ancora, esatto, i miei sono tutti morti, effettivamente. Mi piaceva molto Lucio Dalla, la musica, un grande musicista, prima di tutto, e De Gregori, che anche piace, sì. piace a tutti noi tre. E di nuovi mi piace qualcosa di... Mi piacciono Colapesce e Di Martino, che sono un duo siciliano molto simpatico. E mi piacciono le atmosfere che creano e che non hanno vinto la scorsa edizione. Esatto. Sono arrivati, boh, secondi, terzi. Sì, più o meno. Esatto, ma ecco, come al solito hanno stravenduto, hanno esatto. fatto la hit dell'estate, no? Esatto, ecco. Esatto. Ecco, i pezzi che ci piacciono di più questa volta, a me piace molto Ciao Ciao. Sì, anche a me. Abbiamo cominciato con questa perché ci piace molto. Molto orecchiabile. Esatto, quella di Elisa è bellissima, veramente sì. molto bella. Sì, 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 e sì. forse anche ripescando uno vecchio, Gianni Morandi, Gianni 77 Ciao, anni, ma esatto, sempre sulla cresta dell'onda. Sì. La canzone scritta da Jovanotti, molto bella, sì. orecchiabile, carina, ballabile, per cui punto anche su di lui. Perfetto. Quindi buona visione. Esatto, attendiamo sabato. Sabato c'è la finale, quindi stasera non uscite, sabato non uscite. Esatto. E mettetevi sul divano e gustatevi questo evento nazional popolare. Esatto. Importantissimo. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao. A far l'amore. Comincia tutta.